Il Banco di Sardegna Sassari ha chiuso la serie contro Venezia dopo 4 match intensi e spettacolari. Vediamo come il team di Bucchi ha superato l'Umana Reyer nel nostro Playoffs Insider. Capace di coinvolgere tutto il roster, Sassari durante le 4 sfide ha avuto un importante apporto dalla panchina che ha contribuito a segnare quasi la metà degli 82 punti di media realizzati dal banco e 38 in più rispetto a chi non partiva in quintetto per Venezia. Terzi quarti di gara 2 e 3 sono stati i punti di svolta. Per 2 volte la Dinamo ha inflitto un più 10 di parziale all'Umana subito dopo l'intervallo, spostando definitivamente l'ago della bilancia della serie. Il Most Improved Player della Serie A Unipolsai 2022-2023 non ha nessuna intenzione di fermarsi. E pochi giorni dopo aver messo in bacheca la World, ha confermato ancora una volta la sua crescita vertiginosa. 15 punti, 7 rimbalzi di media con più del 60% al tiro. Nel suo ormai classico ruolo da sesto uomo che coach Piero Bucchi gli ha cucito addosso, Usman Diop ha letteralmente dominato la serie vicino a canestro, scatenando la sua grinta e aggressività e rivelandosi incontenibile per i lunghi di Venezia. Quando si inizia a respirare l'aria dei playoff, il Palaserra di Migni diventa sempre più un fortino inespugnabile. Da metà gennaio in poi, il ruolino di marcia del Banco di Sardegna nella sua tana è stato perfetto. 10 vittorie e nessuna sconfitta, comprese le ultime 8 di regular season e le 2 della serie con Venezia. In tutto il campionato solo Milano ha avuto un record casalingo migliore della Dinamo, la stessa Olimpia, che ora cercherà di spezzare il tabù del palazzo di Piazzale Segni.